Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi per fare cosa, Luna? Un video in doppio. Non è un video in doppio, detto così non si capisce. È un'intervista in doppio, cioè tipo domanda e risposta. Cioè tipo quella delle Iene. Esatto. Cioè tipo che ormai praticamente c'è su ogni canale di YouTube e quindi ne approfittiamo per farla anche noi, così vi facciamo conoscere magari qualcosa di noi che ancora non sapete. Esatto, in questo periodo di quarantena. Quindi giusto per fare un video un po'... conoscitivo, ecco. Nome: Eros. Luna: soprannome. Ai tempi delle scuole medie e inizio superiori, zio Boots, ma mi fa veramente schifo. Quindi è diventato Boots e poi è un po' morta lì perché sono finiti i tempi dei soprannomi. Non ce l'ho, cioè non ce l'ho mai avuto. Oddio, mia mamma mi chiamava Lunita, Lunita Paperita. Oppure, vabbè, le mie sorelle mi chiamavano e mi chiamano Lu e basta. Dove sei nata? A Cuggiono, in provincia di Milano. Il 23 gennaio 90. A Erba, in provincia di Como. Età? 30. 24, quasi 25 dicembre. Altezza? E forse la domanda più giusta è quanto sei basso? Comunque 1,72 m. E sono un po' bassa, 1,60. Titolo di studio? E più di uno. Però, tipo, l'ultimo conseguito, laurea magistrale in management, in Bocconi. Allora, superiori, perito turistico e poi diploma di estetista. Da quanto tempo state insieme? E da un po'. Praticamente la relazione più lunga della mia vita. Ridendo e scherzando, sono più di 2 anni e mezzo, quindi Luna Colombo è al primo gradino del podio. Da 2 anni e mezzo. Da quanto tempo vivete insieme? E anche qua più di 2 anni, incredibile. Non avrei mai detto che sarei uscito di casa prima dei 30 e invece sbam, è successo. Da 2 anni e 2 mesi. Come vi siete conosciuti? E ci siamo conosciuti perché io sono patologicamente un rompiballe e quindi l'ho tampinata finché non ha ceduto. Però l'inizio della storia è sul gruppo del 390 di Facebook. Ci siamo conosciuti su Facebook e su Instagram, diciamo, ma principalmente su Facebook grazie a un gruppo della moto del 390. La prima cosa che hai pensato, quando l'hai visto? E che fosse vestita un po' provocante per essere un sabato sera di prima conoscenza. Però ho pensato che era una bella... Allora, in realtà ho pensato, cioè, nel senso, tipo, oddio, sto male, e mi veniva da ridere, e però, beh, dopo quando sono entrata in macchina, cioè, tipo, ho notato un po' tipo le sue braccia grosse, perché c'era su un maglioncino, e basta, e, vabbè, ero strano imbarazzo. Cosa ti ha fatto innamorare? In realtà il carattere, perché arrivavo da storie abbastanza complicate con persone abbastanza troppo complicate, invece con lei è stato tutto semplice da subito e questa cosa qua mi ha fatto capitolare in pochissimo tempo. Ma domanda complicata, in parte il suo carattere, perché è molto deciso, organizzato, gli piacciono le stesse cose che piacciono a me, quindi le moto, viaggiare, molto sveglio. Il vostro primo bacio? E la prima sera. Cioè, la storia originale narra che mise un rossetto tipo da guerra dicendo: così almeno non cedo la tentazione di baciarlo alla prima uscita. E poi in realtà invece ha ceduto alla prima uscita. Quindi era il 24 marzo 2018. Allora, è stata la prima sera che l'ho visto praticamente, il 24 marzo del 2018, e a Bellagio. Cioè, faceva freddissimo tra l'altro. Era la prima sera che lo vedevo e mi ero messa tipo il rossetto uguale a questo praticamente, perché ho detto così non lo bacio la prima sera, e perché vabbè arrivavo da tipo casi umani passati che, cioè, avevo un po' saltato le tappe, e quindi ho detto questa volta faccio la brava. E invece non è stato così, perché poi vabbè abbiamo passato tipo, non so se tipo dalle 10, no, non dalle 10 no, però 3 ore a limonare sì, quindi... Un difetto dell'altro? Ma diciamo che il principale è che spesso dorme in piedi, cioè tipo lì, è lì ma non è lì, cioè è qui ma non è qui, quindi devo dire tipo: Luna, ma ti svegli? Ma ce la fai? Ma sei presente? Luna? Infatti fa un sacco di sbadigli durante il giorno, io non capisco come possa una persona sbadigliare così tanto senza slogarsi la mascella. Allora, sicuramente permaloso. Un pregio dell'altro? È buona, cioè è proprio una brava persona, è forse la persona più brava che conosca. Nonostante con chi se lo merita sia un po' stronza, però
cioè è troppo brava forse a volte. Organizzato sicuramente, molto sicuro di sé. Il tuo punto debole? I capelli. Una volta avevo un ciuffo che Jesse McCartney spostati, e poi però è passato il tempo e i capelli si sono spostati da sopra la testa sotto al mento. Perlomeno qualcosa è cresciuto di nuovo, però diciamo che poteva andare meglio. Cioè, avrei sperato che sarebbe andata meglio. E l'altezza sicuramente, sono un po' nana. Quindi sì, vorrei essere tipo 10 cm più alta. Chi cucina? E lei. Cioè, oddio, io faccio gli hamburger, le piadine, i toast, qualcosa faccio, non è che faccio proprio niente, però diciamo che il 95% delle volte è lei. Io, la maggior parte delle volte, un po' mi aiuta anche lui. Chi lava i piatti? Ah, qua il 100% delle volte lei. Beh, assolutamente io, sempre. Cioè, se fosse per Eros starebbero lì tipo montagna, accatasterebbe tutto fino a che esce dalla cucina. Piatto preferito? È in realtà una cosa strana, si chiama polenta lasagna. Praticamente come le lasagne, solo che al posto della pasta sfoglia c'è la polenta fredda tagliata a fette e usata come se fosse la pasta sfoglia. È una cosa devastante. Allora, sicuramente la pizza, però anche la lasagna. Bevanda preferita? Vabbè, il tè freddo. Tranne qualche marca che veramente mi schifa l'anima. Diciamo che forse il più buono era il Nestea, però non lo fanno zero, e quindi da quando abbiamo fatto il salto salutistico mi ha proibito di bere le cose con lo zucchero. Allora, io bevo principalmente acqua naturale, cioè quindi inesistente, però cioè non mi piacciono le bevande gasate, però tipo la birra, lo spritz mi piacciono un sacco, quindi cioè se devo proprio sgarrare, o birra o spritz. Ti sei mai ubriacata? Solo una volta, ma è stata talmente devastante che mi è bastata. Era tipo la mia festa di laurea, della laurea triennale, e avevo pagato il tavolo in discoteca, quindi anche le cose da bere. E poi a un certo punto non beveva più nessuno, ma ormai le avevo pagate e mi scocciavo a buttarle via. E quindi le ho finite io. E non è stato bello. Cioè, ho avuto tipo... A parte che sono collassato e non mi hanno portato a casa di peso. E poi, tipo, era sabato sera questo. Sono stato male fino al giovedì della settimana dopo. Cioè, una nausea devastante qualunque cosa mangiassi, bevessi. Poi continuamente quel sapore di vodka che ti torna lì. Mamma mia, che brutta roba. Basta, da lì, cioè già prima non lo facevo, io l'ho fatto, poi io ho smesso. Ma tantissime volte, cioè non posso neanche contarle perché non riesco. Ah, magari alcune non me le ricordo neanche, però tipo da quando avevo 14 anni fino ai 21, cioè sempre. Cioè nel senso, vabbè, è che sempre, tutti i giorni, però ogni sabato sera era la festa. Oppure che mio papà ogni volta dopo la sbornia, tipo al mattino, mi diceva: te l'avevo detto di non mischiare. E invece io mischiavo sempre. Fumi? No. No. Tatuaggi? Neanche. No, non ne ho. Il regalo più bello che gli hai fatto? E l'ho tolto da mezzo a una strada, cioè se non era per me, chissà dove era in questo momento, era sulle montagne a pascolare le capre probabilmente. Quindi l'ho salvata. Ma il regalo più bello a livello materiale che l'ho fatto probabilmente è stato il casco di Venom. Allora, il regalo più bello che gli ho fatto, cioè è stata una giornata tutta per lui, quindi tipo l'ho preso senza dirgli niente, cioè oddio no, al mattino gli ho fatto i palloncini, la torta, la scritta auguri con il regalo, che era la tuta invernale della moto. Poi l'ho preso senza dirgli niente, l'ho messo in macchina e l'ho portato in Valtellina a pranzo. Dopodiché l'ho portato in un posto che si chiama Baita del Vichingo. Praticamente è un posto in cima a una montagna dove si vede tutto il panorama del lago, strabello. La vacanza più bella fatta insieme? E in realtà ne abbiamo fatte due, quindi cioè, è tipo 50-50, però quest'anno in Sardegna è stato veramente figo. Anche l'anno scorso a Mars è stato bello, però abbiamo beccato le camere un po' bruttine per sfiga e mi ha un po' rovinato la vacanza quello. Invece quest'anno in Sardegna tanta roba.
Allora, ne abbiamo fatte due di vacanze insieme, una in Sardegna quest'anno e una l'anno scorso a Marsalam, ma mi è piaciuta di più molto, no, mi è piaciuta di più quella in Sardegna, perché vabbè, a Marsa sì, bello in villaggio, però vabbè, dopo un po' era la stessa cosa, invece in Sardegna è stato più avventuroso, però vabbè, ogni weekend comunque è festa qua, quindi cioè, siamo andati in un sacco di posti in moto, quindi non escluderei anche le due, i due viaggi fatti in Francia, è stato bello anche quello. Il tuo sogno nel cassetto? E trasformare questa passione in non un lavoro, ma una serie TV pazzesca, la The Grand Tour. Questo sarebbe veramente spaziale. Ma oddio, il mio sogno nel cassetto? Ma vorrei avere una bella casa, un bel lavoro, che mi dà soddisfazione. Vorrei comprarmi un'altra moto, girare tutta l'Europa in moto. La gioia più grande della tua vita? Quando mi sono laureato, che ho detto, boh, adesso non devo più studiare, posso mollare i libri e chi si è visto si è visto. Allora, sicuramente aver conosciuto Eros, sicuramente quando è nata la mia nipotina. Qual è la prima cosa che guardi all'altro sesso? E in realtà, tipo il naso. Che se uno ha un brutto naso, poi quando ci parlo, che la guardo in faccia, mi distoglie l'attenzione e non ce la faccio. Poi guardo il sorriso, che se poi uno mi sorride sembra tipo il gobbo di Notre Dame con tutti i denti di traverso. E poi dopo guardo il sedere. Allora, le mani e poi dopo passo, non so, alla faccia. Una cosa di cui hai paura? In realtà, cioè, penso che sia una paura ricorrente, è che tipo rimanere da solo e tipo morire da solo, come proprio da solo lì nella tua stanzina d'ospedale senza nessuno che ti vuole bene. Cioè, è una grande paura ed è una paura ricorrente. Ma allora, cioè, sensazione che mi fa paura è l'essere abbandonata, cioè ritrovarmi da sola. Sto male. Saluta l'altro. Posso dire ciao fans anche a te? Hola amigos. Bene, questa era la nostra intervista doppia. Speriamo di aver snocciolato qualche curiosità che magari vi chiedavate. Ma chissà quella cosa che se voglio figli. Quindi magari adesso saprete delle cose che non sapevate di noi. E soprattutto speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia in questo periodo un po' triste. Magari facendovi anche un po' ridere, un po'... migliorandovi un po' la giornata, non so, qualcosa di bello, insomma. Luna, vuoi dire qualcosa? Sì, vorrei dire che mi è costato un certo sforzo, quindi apprezzate l'impegno. Che Luna non è molto abituata a stare davanti alla telecamera con i riflettori, no, a parlare. Abbiamo fatto il primo tentativo. Nome, Luna, dimmi un tuo hobby. La moto. Sembrava l'interrogatorio della polizia, domanda e risposta, cioè si poteva veramente... Ho detto, Luna, ma cioè, posso... cosa monto qua? 5 minuti di sì, no, no, cioè faceva proprio... Ho detto, divaga un po', racconta qualcosa, intrattieni, e allora fallo prima tu che mi fai vedere. E quindi è andata così. E no, perché non mi piace, cioè a me, allora la telecamera che mi punta addosso proprio la odio, cioè mi fa venire proprio l'ansia, non... cioè, infatti, cioè, quando mi fanno le foto le altre persone vengo sempre male perché tipo... cioè mi metto in imbarazzo e non riesco. Poi con questa luce qua dalla Barbara d'Urso che mi punta in faccia, cioè diventerò cieca. Quindi è stata una combo, cioè allucinante. Quindi vabbè, ecco, non, però ecco, apprezzate un po' l'impegno. Va bene fans, vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di seguirci su Instagram, su Facebook, e abbiamo fatto anche il profilo di TikTok, anche se un po' da persone tipo 12 anni, però l'abbiamo fatto lo stesso perché in realtà ci fa un po' ridere, quindi abbiamo fatto anche quello. E ma adesso preparate che faremo i balletti tipo sincronizzati TikTok. Anche no. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao fans. Ciao fans. We'll be right back.